Allarme siccità nelle colline del Fentino e Coldiretti chiede una deroga per il prelievo dell'acqua dal fiume Lamone e Segno. Come ogni anno, il blocco dei prelievi è arrivato nei mesi estivi, ma quest'anno i coltivatori sono costretti ad affrontare un'estate scarsamente piovosa rispetto alle annate precedenti e lanciano un allarme per le produzioni di kiwi, uva, mele, susine, albicocche e olive. L'appello riguarda tutto il territorio provinciale, ma a soffrire maggiormente sono gli imprenditori nelle zone collinari. Siamo in un periodo che ma il fatto che hanno fatto dei danni, ma le zone collinari siamo in una situazione sicuramente non ottimale, e se non ci saranno piovosità nei prossimi 15 giorni andremo veramente in difficoltà per le colture che dobbiamo ancora raccogliere. In particolar modo parliamo della uva e di chi. Saranno appunto settimane fondamentali per la vendemmia. Sì, allora sono settimane fondamentali per la vendemmia e anche per i kiwi, perché in questo momento la pianta ha bisogno ancora di un apporto idrico importante. E oggi le temperature alte, la mancanza di piovosità, diciamo così, la pianta che sta caricando generalmente grossando la frutta e con una maggiore traspirazione, se c'è anche una maggiore traspirazione, ha bisogno di un rapporto di acqua soltanto. Al momento dalla regione sono arrivate indicazioni, vi aspettate un segnale positivo? Allora, noi abbiamo fatto una richiesta perché non vorremmo trovarci in situazioni difficili prossimamente. Quindi abbiamo fatto una richiesta ben precisa a tutti gli organi competenti in regione, anche perché quello che è stato fatto l'anno scorso, la deroga al prelievo anche oltre il flusso minimo vitale di acqua degli utenti, è una deroga che deve passare attraverso la comunità europea. E quindi non è una cosa immediata, che la regione può essere diciamo anche eventualmente favorevole, ma deve passare attraverso la comunità europea. Quindi noi siamo partiti veramente per gli organi preposti e chiedendo per deroga, che poi è una deroga, non è per una zona diciamo ampia, ma parliamo esclusivamente delle zone collinari, soprattutto parliamo dell'Alpecino nostro Faentino e la zona anche di Carotene, tanto la Norteggia, quindi i fiumi, quelli hanno particolar modo del Lamone e del Segno, perché sono quelli che oggi sono più scarsi di acqua.